innanzitutto ci procuriamo una asticella di legno di recupero. Se i bordi sono molto, diciamo, hanno delle schegge, la possiamo smussare con la carta vetrata, altrimenti bene così. Tagliamo a misura in base a quello che vogliamo fare. Questa, per esempio, sicuramente è troppo lunga, quindi la tagliamo. Ecco. Molto semplicemente con un seghetto, questo per farvi vedere che basta un seghetto molto semplice, non ci vuole la troncatrice o il seghetto alternativo per fare questi lavoretti. Basta un seghetto stupido, semplice, che uno può avere a casa. Quindi la tagliamo, insomma, in base a una misura che più o meno possa andare bene. E poi prendiamo i nostri tappi, per esempio questi due rossi, poi il cromatismo lo scegliete voi. Io qui ad esempio sono andata sul blu, va bene. Allora, foriamo i tappi, ecco, possibilmente al centro. Allora, abbiamo forato due tappini, li accoppiamo in questo modo. Quando scegliamo il chiodo con cui forare il tappo, ovviamente scegliamo un chiodo leggermente più grande di quello che utilizzeremo per fissarli, in maniera che il tappo abbia un po' di gioco, e poi li fissiamo sulla nostra asticella. Non bisogna prendere misure particolari, li mettiamo a occhio, cercando ovviamente di metterli al centro dell'asticella, ma insomma suonerà ugualmente anche se non abbiamo preso delle misure precise. Ecco, li fissiamo in modo da lasciare i tappi abbastanza laschi, in modo che si possano muovere e produrre il suono metallico. Alla fine, aggiungendole due o tre, otteniamo questo risultato con un suono abbastanza simpatico.